volte, lo riblocca una volta, lo riblocca due volte, lo riblocca tre volte, lo riblocca quattro volte, lo riblocca cinque volte. Signore e signore, Dani vi dà ufficialmente il benvenuto all'interno dello showcase di Goku Black. Team, lo riblocchiamo 2.0. Mi raccomando, non vi dimenticate di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Buona visione. Ragazzi, iniziamo. Match numero 1, triplo Zenkai 7. Ma il nostro team non ha paura, non ha paura di nulla. Anzi, gli Zenkai 7, questo team li brama. Iniziamo a prepararci. Il nostro Fatboo ci romperà particolarmente le scatole, ma non è un problema, perché noi abbiamo un team in grado di curare particolarmente i propri HP. E inoltre, con la nuova aggiunta Jirobei, non temiamo praticamente nulla. Soprattutto perché quando gli HP degli avversari scenderanno sotto il 50%, arriverà un'arma in più in grado di far fare grossi, grossi buchi a questa lineup. Lineup che può cominciare a girare, perché lo riblocchiamo. Lo riblocchiamo number one, aspettiamo il saltino. Doppio saltino per l'avversario. Signori, possiamo utilizzare la nostra tecnica segreta. Pronti? Partenza. Benvenuto nel team, lo riblocchiamo. Signori, abbiamo davanti la motivazione per la quale il team lo riblocchiamo è stato indirettamente buffato all'interno di questo banner. Jirobei è davvero l'unità che serviva per migliorare questo team. Abbiamo finalmente un lo riblocchiamo al 100% della sua potenza. Darbula purtroppo dovrà andare in vacanza. Andrà in vacanza e non avremo più la possibilità di vederlo. Jirobei gli ha praticamente rubato il posto senza ombra di dubbio. Andiamo con Goku Black, andiamo con la Blast Card e dato che siamo in quello di vantaggio, droppiamo per Goku 3. Non droppiamo per Goku 3, droppiamo adesso per Goku 3. Dai, metti Goku 3, su via. Non mette Goku 3, meraviglioso. Allora noi andiamo con questa e stagliuzziamo. Rimaniamo contro Goku 3, main ability. Lo riblocchiamo. Abbiamo visto il punto esclamativo, ma non mi va di tirare l'RR. Voglio umiliare questo avversario senza utilizzare questi mezzucci di Rising Rush e altro. Signori, siete pronti a vedere di nuovo Jirobei che cosa è in grado di fare all'interno di questo team e il suo ruolo come stagliuzzatore? Io sì! Vai Jirobei, non mi deludere, stagliuzza Goku Zenkai 7. 6k di HP! Niente ragazzi, ha sculato parecchio purtroppo. Potevo finire in maniera epica. Vabbè, finiremo in maniera epica comunque con lo stagliuzzamento numero 2. Signori, il primo match è completato. Avete visto che cosa sa fare questo team? Triplo Zenkai 7. Ovviamente inizio stagione, ma non ci si ferma qui. Voglio almeno altre 3 partite dove andremo a dominare con lo riblocchiamo 2.0. Prossimo match. Signori, match successivo. A fronteggiarci un team Son Family con Goku Ultra Istinto, Goku Blue Zenkai 6 e il nostro Goten Legends Limited. Ma no, non teniamo nulla di questi team, non li temiamo, siamo pronti per fronteggiarli. Goku Black, vai, inizia a tankare tutto. Vada, vada. Ok, switch dell'avversario, mette Goten, io vado subito con la blue card. Boom, non lo prendiamo, ma rallentando riusciamo a ribloccarlo. Ribblocchiamo, andiamo con la carta rossa. Andiamo subito con la seconda carta rossa e lo riblocchiamo. La combo continua, non ci fermiamo qui. Signori, la combo continua e vi assicuro che non vorrete essere nei panni di Goten tra una carta, perché quello che sta per succedere è un one shot molto cattivo ai danni di Goten, perché Jirobei entra e con la sua spada porta il primo KO alla nostra squadra. Benissimo, andiamo con la main ability, lo riblocchiamo. Ok, il nostro ki è leggermente più carico. Sfruttiamo il nostro super vanish. Ok, non serviva in realtà. Il Goku avversario è rimasto inebriato dal potere di Jirobei, che ha adoggiato i suoi colpi in maniera sopraffina. Ok, andiamo così. Goku Black, il tuo turno, vai. Non sei neanche trasformato, non stiamo neanche utilizzando l'1% della tua reale forza. E quindi trasformiamolo e mostriamo il potere del Subarashi ai nostri avversari. Ok, Goku Black, andiamo con la blue card. Ci serve una verde in questo momento. Per chi? Bravissimo Goku Black. Lo riblocchiamo. Lo riblocchiamo. Lo riblocchiamo. E siamo a 3. Signori, buffati come non mai. Attenzione a non farci tirare la mia ability di Goku, che sennò i buff li dobbiamo salutare. Speriamo che non...
Ok, va bene, RR, Whis, sei la nostra pedina sacrificabile, puoi tranquillamente essere sconfitto, non è un problema, sei il nostro support, questo 25% di key recovery e danno extra su lo riblocchiamo, in realtà non ci serve. Noi ovviamente in questo showcase sceglieremo carta verde contro tutti i Rising Rush che ci verranno tirati e selezioneremo tutto tranne la carta verde durante i nostri RR, che in realtà preferirei non tirare. Bene, Girobè contro Ultra Istinto. Hop! Che abbiamo visto, la new entry di questo team è perfetta, ragazzi. Mamma mia, quanto sei forte, Girobai. Quanto sei degno di essere il protagonista numero due, perché ovviamente Goku Black è il protagonista numero uno del team. Lo riblocchiamo, cerchiamo di non lasciare l'avversario. Non ci serve l'RR. Va bene, perfect vanish del nostro Goku Zenkai 6, che sinceramente non ci fa molta paura. Siamo troppo tanky, abbiamo una Zenkai ability bench, anche se non ci sono Zenkai praticamente. Guardate il danno con due blast card. Questo, ragazzi, è il problema di tirare tante green card. Il vostro Goku Black si buffa talmente tanto che gli avversari vengono smolecolati. Andiamo al prossimo match, ne facciamo qualche altro paio, forse 2-3, perché ci stiamo divertendo. Let's go! Ok, signori, pronti? Continuiamo. Powerful opponent, match successivo. Goku Black, quello sbagliato. Broly e Kid Buu. Kid Buu che sinceramente paura non ci fa. Abbiamo contro due avversari di colore blu, quindi il nostro Goku Black si divertirà a fare dei big danni. Lo riblocchiamo, number one. Lo riblocchiamo, number two. Ci siamo, siamo già buffatissimi. Mettimi pure Broly, dai, mettimi Broly. Lo aspetto, volentieri. Non mi metti Broly? Hai paura, vi lo ritocchiamo, eh? Oh, guarda, andiamo, trasformazione. Direi che possiamo evitare la strike card perché abbiamo tanti cover change avversari che potrebbero bloccarcela. Quindi andiamo direttamente con la nostra blu. Questo ragazzo non so se è stata una buona idea, sai. Mi sa che faremo tanta bua. Va bene. Broly che si mette a urlare come suo solito nella speranza di farmi paura, ma io purtroppo non ho paura, Broly. Anzi, sono qui per lockarti. Ok, niente lock, purtroppo non siamo riusciti a farlo in tempo, va bene. Sfruttiamo il nostro vanish infinito di Girobai. Andiamo così. Subito con la main ability. Aumentiamo leggermente il nostro potere stagliuzzante. Andiamo vicino, leggero strike charge proprio di un frame e andiamo con la stagliuzzata. Zap, questo farà almeno un 600k. Buono, buono, buono. Il nostro avversario sembra essere andato AFK, si sarà reso vista la potenza di questo team. Capita spesso, ragazzi, che io riceva dei forfè da parte degli avversari. No, non si era addormentato, semplicemente aveva paura di quello che stiamo riuscendo a fare con questo meraviglioso team, che lo riblocca una volta, lo riblocca due volte, lo riblocca tre volte, lo riblocca quattro volte, lo riblocca cinque volte. Lo andiamo a ribloccare anche per la sesta? Niente sesta, va bene, dai, va bene, anche cinque lo riblocchiamo. Questo, ragazzi, ci ha reso letteralmente immortali e in grado di one shottare con una carta questo povero Kid Buu, che è rimasto qui impassibile a guardare la nostra danza della vittoria. Interessanti anche gli step del nostro avversario, che sono molto puliti. Io credo di essere in grado di subire questo RR senza problemi. Ci colpisca pure Kid Buu, io rimango fermo e terminerò molto volentieri questo match utilizzando la lama della morte di Girobai. Nuovissima entry all'interno di questo team che non ci ha assolutamente ancora deluso. Lama della morte, andiamo subito. Addirittura vai con la ultimate move. Potremmo addirittura perdere il match qui, allora. Signori, vediamo un avversario che le sta davvero provando tutte. Purtroppo questa non sarà sufficiente per ucciderci. Io sono pronto però per farti saltare, Kiddo. Sei pronto a vedere il potere della lama di Girobai? Ora te lo mostro subito. Uno, due. E finiremo in bellezza con la nostra spada finale. 587k. Addio, Kiddo. È ancora vivo, non ci posso credere. Vabbè, non è un problema. Purtroppo Girobai non ha Z-Ability che lo va a buffare. Va bene, ragazzi, andiamo al prossimo match. Continuiamo a provare questo team. Semplicemente meraviglioso. Signori, Zenkai. E quindi ci serve un po' di turbante. Vediamo l'avversario che sta giocando in maniera conservativa perché ha palesemente paura del nostro team top meta fatto da Zenkai 7. Oggettivamente questo team farebbe paura a chiunque, anche a me, se lo trovassi in PvP. Vai Black, tanka!
Fortunatamente Vegeta in early game non fa troppo danno e noi siamo ben buffati di Z-Ability. Ok, andiamo. La combo è nostra. E Black è trasformato. Not bad, ottimo danno. Mi serve giusto una carta verde, caro. Non è che me la peschi? Tipo adesso? No, non me l'hai pescata. Va bene, non è un problema. Abbiamo Giro Bike che può comunque fare quello che deve. Main ability, non carichiamo il ki, se no non potremo sfruttare il nostro Vanish numero 2. Ok, perfetto per noi. Mi serve un altro blast. Ok, perfetto. Lo riblocchiamo. No, ho sbagliato. Errorone, ragazzi. Sorry. Va bene. Tranquilli, ragazzi. Non è un problema. Non è un problema. Ah, ha fatto un altro errorone. Ha droppato lontano lui. Ok. Doppio errorone. Possiamo ancora rimediare, ragazzi. Possiamo ancora rimediare. Se mi tira l'ultimate, sono abbastanza sicuro che Jirobai potrebbe tankare. Ok. Lo riblocchiamo. Lo riblocchiamo. Ok, ci siamo. Siamo setappati. Deve solo partire la combo, signori. Deve solo partire la combo. E quando partirà, il nostro avversario sta utilizzando il 100% del suo turbante per provare a sconfiggerci. Ma noi non ci faremo sottomettere. Noi vinceremo la partita anche solo con Goku Black. Andiamo. In questo momento mi serve parecchio tirare questa carta per rushare Goku Purple, che è la mia minaccia più grande. Ci avviciniamo un attimo, pronti all'RR su Blast. Perfetto. Attenzione a non tirare la Strike e non tirare la verde, perché sennò ci predicta malamente. Togliamoci dalle scatole intanto il nostro Purple. E adesso con Goku Black ci divertiremo. Ci divertiremo. Goku Black clutch 1 contro 3. Andiamo. Main ability. Lo riblocchiamo. Mi serve una blu. Mi serve una blu Black. Bravissimo, così ti voglio. Purtroppo questa non potevo evitarla, anche con la blu card. Era l'unica carta che non poteva evitare. Ma tranquilli, non dovrebbe farci troppo danno. Tranquilli. Ci farà mezza vita, esatto, di quella che già avevamo. Lo riblocchiamo. Andiamo con la blue card, che questa volta entrerà e farà i suoi bei danni. Orca vacca! Che tega! Lo riblocchiamo! Lo riblocchiamo! Guardate gli HP come salgono! Ok. Reggiamo anche difensivamente, ci siamo. Goku Black è pronto. Può farcela. Vegeta non ha troppe armi per farci danno. Possiamo ancora farcela, ragazzi. Possiamo ancora farcela. Possiamo ancora farcela, ragazzi, tranquilli. Tranquilli, anche se abbiamo 500 HP possiamo farcela. Questa la reggiamo. Questa la reggiamo, ragazzi. Ok, ci siamo. Lo riblocchiamo. Ok, ci siamo. Lo riblocchiamo. Guardate gli HP come salgono. Andiamo con la blue card. Shottiamoci Goku. E ora pronti per fare la pazzia. Andiamo su Vegeta, pugnetti, e proviamo a finire la partita rapidamente. Signori, il clutch di Goku Black dimostra quanto questo team possa combattere alla pari di un team con gli Zenkai 7. Bravo Goku Black, ma non è ancora finita. Andiamo ancora a fare qualche altra partita, perché ci stiamo divertendo. Perché con lo riblocchiamo non si scherza. Signori, penultimo match contro di noi in Team Fusion, che gioca Zamasu, un eroe. Dopo il match precedente direi che una bella partita di break ci sta. Lo riblocchiamo. Lo riblocchiamo. Lo riblocchiamo. Perfetto. Direi che iniziamo a fare danno anche di colore di svantaggio. Ok. Perfect vanish per noi. Metà vita, entra Jirobai. Oh, non era metà vita. Forse doveva essere leggermente più bassa, di qualche pixel in più. Purtroppo abbiamo calcolato male. Se no, avremmo fatto un bel big danno. Ok. Allora questo ci costerà un pochino caro. Va bene, Whis. Vai a bloccare la combo. Vegito blu, attenzione. Se qui parte la strike, la vedo dura. Ok, nessuna strike parte fortunatamente. Entra Goku Black, che si va subito a trasformare.
Noi partiamo con la nostra blue card, sperando che Zamasu non entri a romperci le scatole. Ma anche se entra, in realtà abbiamo dietro il giro by pronto a shottare. Intanto preoccupiamoci di shottare Vegito Blu. Ok, lo riblocchiamo. Ascoltate ragazzi, ascoltate. Eh sì, è il rumore che piace a questo team. È il rumore che piace a questo Neo Team. Perché grazie a questa cosa ci assicuriamo il KO e andiamo con giro by. Via così. Perfetto. Ok, attenzione, è pronto a subire un po' di danno. Sì, dai che li regge. Ha droppato qua, ragazzi. Ha droppato, quindi noi ne approfittiamo. Va bene. Questa non me l'aspettavo. Probabilmente qui arriverà l'RR. In realtà su Whis non è un problema. Perfetto, ci prendiamo l'RR in faccia su Whis. Lui, ragazzi, è sempre la pedina sacrificabile dentro al team e lo riblocchiamo. Ogni volta che un Rising Grass avversario parte e avete Whis, come sempre, dovete sacrificarlo. Perché è purtroppo quello che serve di meno. Giro by, in realtà, anche utilizzando il suo lock, una volta che ho usato il lock potete buttarlo nel cestino. Però, vabbè, abbiamo ancora il Banish Supremo con Giro by da poter sfruttare. Quindi, in realtà, è situazionale la scelta, ragazzi. L'importante è che non sacrificiate Goku Black, perché lui è l'unico che può ribloccarlo e continuarvi le combo praticamente all'infinito. Andiamo avanti, abbiamo ancora la main ability. Siamo pronti per prenderci un KO. Un KO qualsiasi, o su Gogeta o su Vegito. Andiamo con una mano pienissima. E direi che la blue card qui è molto più safe, perché ci garantisce un KO su uno delle due unità avversarie. E uno. Rimane Vegito, lo riblocchiamo. E ne peschi un'altra Goku? Ma sì, lo riblocchiamo! Perfetto. Blast card molto lenta. E andiamo a concludere il match con una blast. Bene, bene, bene. Signori, andiamo all'ultimo match. Vediamo chi sarà il nostro ultimo sfidante all'interno di questo neo e rinnovato team. Lo riblocchiamo. Ok, signori, match finale. Siamo contro Toppo, il nostro caro Itto, e le Girl. Altro team veramente buono, che sapete è tra i miei team preferiti. Andiamo, lo riblocchiamo. Il nostro ultimo sfidante sarà in grado di sconfiggerci? Lo scopriremo presto. Ok, va bene. Perfetto, l'abbiamo preso, signori. L'abbiamo preso e quello che ci manca è semplicemente premere sul pulsantino che ci triggererà la trasformazione. Riusciremo a portare Hit sotto al 50% degli HP e praticamente metterci in tasca la partita? Lo scopriremo subito. Vedo che comunque ci stiamo riuscendo. Ragazzi, la rischiamo. Attenzione, entra Giro by subito sulla strike card. Purtroppo la strike card potrebbe non essere sufficiente, ma fa il ball doppio. Quindi sì, il KO numero 1 arriva a inizio partita con 2.3 KK di danno critical inflitti sull'hit avversario. Siamo carichi. Giro by è pronta per fare dei big danni. Ha portato a casa il KO come doveva farlo. Lo ha ribloccato un paio di volte. Purtroppo non si pesca carte extra. Se trovassi mai un personaggio che con la carta verde pesca ulteriori carte ed effettivamente porta una carta verde nel deck, questo team probabilmente diventerebbe la cosa più sbroccata all'interno di Dragon Ball Legends, sempre all'interno della prima settimana di stagione. Per quanto riguarda il resto dei match, noi non ci siamo assolutamente sentiti in deficit di divertimento, perché comunque Goku Black è riuscito a ribloccarlo le sue 47 volte, si è portato a casa a KO sul top. Mancano solo le ragazze. Ragazzi, evitiamo di... Sentiamo? Sì, questo showcase è durato abbastanza. Il potere di questo team è stato già abbastanza mostrato. Ok, Whis, vai così. Ok. Questa è combabile senza problemi, perché è come tirare una main ability. E quindi siamo ancora in combo. E quindi lo riblocchiamo. Con una carta verde. Let's go. Doppia stra... Ma no, il forfait finale in questo modo, no, volevo il KO di Giro by. Signori, siamo soddisfatti, andiamo nella schermata finale, parliamo un pochino di questo team e discutiamo un pochino della versione 2.0 di questo, lo riblocchiamo.
Signori, direi che lo showcase può terminare qui. Finalmente siamo riusciti a portare nuovamente questo team all'interno del canale con l'aggiunta del personaggio Girobai, grazie al fatto che avete raggiunto i 1000 like nel precedente video. Grazie mille per il supporto, ragazzi, come sempre siete dei tesori quando si tratta di fare queste challenge un po' pazze, siete sempre qui a pronti a darmi una mano. Mi sono davvero tanto divertito in questo video showcase, spero che sia bene o male successo lo stesso anche per voi. Detto questo, Dani vi saluta, vi auguro una buona giornata e vi dà appuntamento ad un prossimo video e un prossimo showcase che probabilmente avrà come personaggio Goku Spirit Bomb Purple oppure Vegeta Super Saiyan contro lo scontro di Cell. Io non so quale dei due vincerà il sondaggio, lo trovate come sempre all'interno del posting community, andate pure a votare. Dani vi saluta e vi augura una meravigliosa settimana. Ciao!